Nel tardo pomeriggio di domenica 30 agosto, un'ulteriore perturbazione ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia. Piogge intense e venti forti hanno colpito in maniera pesante alcuni comuni dell'Isontino e della zona pedemontana. Per i comuni di Clauzzetto, Pinzano al Tagliamento e Vivaro non è stato possibile fornire acqua potabile. Nei comuni di Preone, Ampezzo e Lauco si sono registrate nuove frane che hanno creato difficoltà alla viabilità e hanno richiesto l'intervento della Protezione Civile. Molti comuni si sono ritrovati senza corrente elettrica e il blackout ha colpito anche Fiumicello e Aquileia. Chiusi i guadi di Raucedo, Muris sul Meduna e il Tagliamento è sotto osservazione. Alla Tisana, per fortuna, il livello resta sotto quello di guardia. Segnalate forte mareggiate a Lignano e Grado. Sabrina Ciccotti per Radio Saiuz. Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Oggi è il 31 agosto 2020. Questa è la prima edizione, cari amici. Meno ore di lavoro a parità di stipendio, l'idea rispunta in chiave ripresa post-Covid, le richieste dei sindacati e i piani del governo. La proposta cara al Movimento 5 Stelle è tornata alla ribalta, complici l'uscita della premier finlandese Sanna Marin, che ha ribadito l'obiettivo delle 6 ore al giorno e la richiesta del potente sindacato metalmeccanico tedesco IG Metal di arrivare a una settimana lavorativa di 4 giorni, e se ne parla anche in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda. La UIL chiede di discuterne, il governo si è già mosso in quella direzione con il fondo Nuove Competenze, che finanzia ore di formazione da sottrarre a quelle passate in azienda. Assenteisti e fannulloni, un terzo dei parlamentari a tempo perso. 14 lo frequentano da più di 20 anni. Pier Ferdinando Casini, il recordman in materia, ci ha messo piede per la prima volta il 12 luglio 1983. Altri ancora sono eletti, ma a votare in aula vanno una volta su 100 e non per modo di dire. Tra le 945 storie che il Parlamento offre a ogni legislatura, anche questa volta non ne mancano di curiose, soprattutto perché l'alto numero di deputati e senatori difficilmente consente un controllo quotidiano sulla loro attività. Motivo per cui un taglio degli eletti, più che la deriva autoritaria paventata dal fronte del no al referendum, potrebbe invece essere occasione per un utile snellimento. Scuola in Campania è corsa contro il tempo, presidi alle prese con lavori e adeguamenti tecnologici. Partiamo con turni differenziati, dicono. Scuole diverse, stessi problemi. Adattare le aule alle nuove disposizioni Covid, trovare edifici esterni per contenere gli studenti in esubero e applicare la DAD a rotazione. L'inizio frenetico dell'anno scolastico vede i presidi alle prese con planimetrie, tramezzi da battere per allargare le aule e accordi tutti ancora da stabilire tramite i comuni di riferimento per individuare edifici aggiuntivi da utilizzare. Una corsa contro il tempo, ci dice Lucia Marino, dirigente scolastica del IC Angioletti di Torre del Greco in provincia di Napoli. La distrofia muscolare non ferma i miei sogni, voglio lottare perché tutti i disabili possano uscire di casa. Ha smesso a camminare a 9 anni Giovanni Bellino, che oggi ne ha 30 e si è laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Bari. Tanti problemi di accessibilità che ha vissuto negli anni, per questo nei suoi progetti c'è realizzazione di una carrozzina da installare nella cabina passeggeri di un aereo. L'uomo pensa a come andare su Marte, eppure questa cosa non esiste. Per Confindustria non aumentare i salari è una rivoluzione, a me sembra restaurazione. Landini contro Bonomi sui contratti. Segretario generale della CGIL ha commentato così le ultime uscite di Carlo Bonomi, secondo cui la Confederazione di Viale dell'Astronomia non è contraria a rinnovi, ma li vogliamo rivoluzionari rispetto al vecchio scambio di inizio Novecento tra salari e orari. Sindacalista dice: vuol dire continuare a pensare che il lavoro vada sfruttato, precarizzato e poco pagato, una logica completamente sbagliata.
Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid a Napoli, riapre la Fondazione Famiglia di Maria Rionevilla. I ragazzi non possono più aspettare, dicono. Saremo i primi a ripartire nella zona est di Napoli, sia per garantire un servizio educativo fondamentale per oltre 100 minori e le loro famiglie, sia perché sopperiremo alle difficoltà che ci saranno con il possibile slittamento del ritorno sui banchi. Comune di Napoli, 26 vigili fantasma vincono il concorso ma restano a casa. I vincitori del concorso per la Polizia Municipale attendono la stabilizzazione dopo un anno di lavoro con un contratto a tempo determinato. Ma il Comune non può assumerli a tempo pieno e perciò invoca l'intervento del Governo. Notizie dalla Puglia. Benigni scherza al Beef Fast. Dice: trovatemi una casa qua, e da Bitonte arriva l'offerta per lui, un'abitazione nel nostro centro storico. Benigni cerca casa in Puglia, al Bitonto qualcuno gliela offre per davvero. Il sindaco della cittadina Michele Abbaticchio, con un post su Facebook, ha risposto all'appello lanciato appunto dal palco del Beef Fest dal premio Oscar, che aveva espresso il desiderio di restare a vivere in Puglia. Devo dire al sindaco De Caro, ha detto Benigni, di trovarmi una casa qui, anche se me la trova vicino. Anche se me la trova vicino a San Pasquale, Mungivacca, Bitonto o Bitritto. Bari, trovato un uomo 37enne morto nell'ex caserma di Corso Sannino. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato ieri mattina in Corso Sannino, all'interno dell'ex caserma dell'aeronautica, ormai dismesso da tempo. Si tratta di un uomo italiano di 37 anni. La polizia è intervenuta sul posto in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti di palazzi limitrofi, che avrebbero visto un corpo riverso a terra nell'atrio della caserma stessa. Notizie da Treviso e dal Veneto. Strade bloccate, treni in tilt, vigneti abbattuti nell'Asolano. Domenica pomeriggio, terza ondata di maltempo in due giorni. Alberi giù, blackout elettrici e telefonici in tutta la Marca. Travolto mentre attraversa la strada a Cairano, uomo nel soccorso, trasportato d'urgenza al Cafoncello, ha ferite gravi. L'incidente all'altezza di una rotatoria. Un cavallo bianco, delfini, dami, metope e fiori. In via San Nicolò riaffiora la Treviso Urbis Picta. Le impalcature nascondono il paziente lavoro di pulitura e consolidamento che restituirà a Treviso un brandello del suo aspetto rinascimentale. Seggi, sindaci trevigiani a caccia di sedi alternativi alle scuole, ma dicono la burocrazia ci boicotta. Votare nelle aule appena riaperte, a Sarme, Demiane, Zero e Marino non si useranno le scuole. Altri municipi sono in attesa del via, ma ci sono i bocciati. Donna cade da cavallo a Borso del Grappa e sbatte la testa. L'incidente è avvenuto a Borso del Grappa. La donna è stata ricoverata in ospedale con la diagnosi di un trauma cranico. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Maltempo, danni e disagi dalla montagna al mare, 400 le chiamate di soccorso per allagamenti, cadute alberi e blackout, forti mareggiate su Lignano. Da inizio maltempo in Friuli Venezia Giulia hanno operato oltre 500 volontari della Protezione Civile con 150 mezzi per interventi e monitoraggio del territorio nei 43 comuni più colpiti, in particolare nell'Isontino e nella Pedemontana. Il numero unico di emergenza, il NUE, ha registrato 400 chiamate di soccorso per allagamenti, caduta alberi e blackout. Forti mareggiate si sono abbattute su Lignano Sabbiadoro. Il maltempo non risparmia Udine, una pianta è caduta in viale Venezia finendo contro una palazzina, alberi anche lungo altri viali. Il maltempo non ha risparmiato Udine, quindi forti piogge e raffiche di vento, in particolare nel pomeriggio tardo e nella prima serata. Una pianta ad alto fusto è caduta in viale Venezia ed è finita contro una palazzina residenziale, coinvolgendo in particolare i balconi. Pontebba, un positivo al Covid in casa di riposo, lo ha reso noto il sindaco Buzzi, che in queste ore sta seguendo i danni da maltempo. Un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato nella giornata di ieri nel centro
per anziani di Pontebalo, reso noto in serata il sindaco Ivan Buzzi, impegnato dalla scorsa notte nella messa in sicurezza del suo territorio, insieme ai vigili del fuoco di Pontebba e alla protezione civile delle squadre comunali e di Malborghetto. Scontro auto-furgone, 5 persone ferite, è successo poco prima delle 16 in centro a Monfalcone, 2 persone sono gravi. E di 5 feriti, uno dei quali gravi, trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Il bilancio di un incidente accaduto poco prima delle 16 in via San Marco a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una vettura e un furgoncino. Maltempo, allerta gialla per lunedì, nel pomeriggio saranno probabili piogge sparse, in genere moderate, più abbondanti sulla fascia costiera. Una saccatura depressionaria continua a interessare l'Italia, ma sulla regione, in seguito al passaggio del fronte, affluirà aria più secca e fresca in quota, mentre nei bassi strati la presenza di aria umida e di moderati correnti sud-occidentali potrebbe ancora mantenere moderata instabilità. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.